Ciao ragazze, ciao ragazzi, intanto buon anno, buon 2021 a tutti quanti voi, perché questo è il primo video del 2021. Fatemi sapere come avete passato queste festività e se siete felici, perché questa è sempre la cosa più importante, io ci tengo davvero a saperlo, non ve lo chiedo tanto per. Comunque, mia family, allora, a parte che mi sembra siano passati secoli dall'ultimo video che ho fatto, sono passati quanto, tipo 10 giorni, ma veramente sembra una vita. Sono in casa nuova, sistemata, tutto quanto, ma in questo video voi vedrete la mia casetta completamente vuota, perché questo video io l'ho filmato, cioè il video che vedrete adesso della casa vuota, io l'ho filmato il 28 di dicembre, quando mi hanno consegnato le chiavi. La prima cosa che ho fatto è stata fare l'home tour di casa vuota per voi. Vi faccio una piccola parentesi: se avete visto i miei vlog in cui cercavo casa, riconoscerete questa casa. Non vi sarà nuova, ma io non vi anticipo altro, vi lascio subito al video, so che siete curiosi, quindi vi lascio subito al video e dopo ci rivediamo e vi spiego qualche cosina sulla casa. Quindi vi faccio vedere la mia nuova casetta. Lo sapete, per me è molto importante che vi sentiate a casa anche voi, quindi questi home tour li faccio sia perché voglio condividere con voi la mia casetta, ma anche perché per me è importante anche poi nei vlog eccetera che vi sentiate a casa mia. Quindi la nostra nuova casetta, ragazzi, e questa, vi faccio fare l'home tour e niente, a dopo. Questa è l'entrata, ragazzi, proprio appena entrata nel portone di casa, e adesso andiamo verso l'ascensore. Le mie scarpe che cigolano. Abbiamo anche l'alberello. Questo è l'ascensore, vabbè, niente di interessantissimo, volevo farvi vedere anche l'ascensore, che restiamo chiusi dentro. Ok. Ed eccoci qua, venite pure, entriamo ragazzi. Questa è la casetta, ci sono ancora delle cose, come potete vedere, che devono togliere perché mi trasferisco domani, quindi oggi devono appunto venire a prendere le ultime cosine, ma niente di che, chiudiamo la porta. Ok ragazzi, e questo è, vediamolo da qua, e questo è il corridoio che ci troviamo davanti, appunto appena entrati, e questa è la porta di entrata. Quindi non appena entriamo, sulla nostra destra c'è appunto il corridoio. Qui ci sono soltanto degli appendini, appunto, per appendere le cosine, i cappotti, le giacche, eccetera. Davanti a me subito c'è una delle stanze, invece sulla sinistra, come potete vedere, c'è il bagno che vedremo tra poco, ma entriamo prima, io direi, seguiamo prima il corridoio e vediamo, appunto. Qui ci sono un paio di gradini e proseguiamo, qui c'è un'altra stanza che vedremo tra poco, proseguiamo, qui c'è il soggiorno, ragazzi, che devo dire è molto molto grande. E se vi faccio vedere l'esterno della casa è perché dà su una corte interna, quindi è irriconoscibile dall'esterno, quindi posso tranquillamente filmare e farvi vedere appunto è una specie di cortile appunto interno, poi vi farò vedere il cortile. Eccoci qua, qui ci sono appunto le finestre, e poi allora da quest'altra parte vi faccio vedere anche da un'altra angolazione difficile, vediamo sempre il soggiorno però da un'altra prospettiva. Eccolo qui, lì c'è appunto il corridoio da dove siamo arrivati, e come potete vedere è un open space, c'è la cucina qui subito davanti a noi. Non ho tantissimo da farvi vedere adesso perché ovviamente è vuota, però potete vedere c'è il forno e questa è la lavastoviglie, non so che cosa farvi vedere, non penso sia particolarmente interessante, però la cucina mi è subito piaciuta molto.
Eccola qua, e questa invece se do la schiena alla cucina, questa è invece la vista che vediamo appunto da questa angolatura. Ma proseguiamo adesso, quindi lasciamo la cucina, ciao! Lasciamo la cucina sulla mia sinistra, alla mia destra c'è appunto il soggiorno e adesso ritorniamo nel corridoio. Vi faccio vedere subito, qui sulla mia sinistra c'è il bagno, eccoci qua, che mi fa impazzire, lo trovo meraviglioso. E abbiamo sia la doccia, che tra l'altro è anche molto grande. Eccola qua, potete vederla anche da questa angolazione. Eccoci, questa è la doccia. E poi, allora qui, invece qui davanti abbiamo il lavandino, che è doppio, quindi ho tantissimo tantissimo spazio. Eccolo qui. E invece qui davanti a me che cosa c'è? C'è la vasca da bagno. Qui ho sia la vasca che la doccia, quindi sono molto contenta e la trovo anche molto molto bella con questo mosaico che ha dei riflessi madreperlati, che forse lì riuscite a vedere che sono molto molto belli. E anche la vasca, devo dire, è molto molto ampia. Adoro le piastrelle, mi piace tantissimo appunto il un po' il mood di questo bagno, i colori, mi piace anche il fatto che ci siano le lucine sotto la vasca, lo trovo molto carino. Quindi sì ragazzi, questo è il bagno e poi continuiamo appunto sulla nostra sinistra, quindi usciamo dal bagno. Voglio che vi sentiate a casa ragazzi, quindi è molto importante per me che capiate come è strutturata la casa, quindi appunto cucina, soggiorno e poi abbiamo il bagno. Torniamo appunto nel corridoio principale e qui sulla destra, vabbè, qui ci sono delle cose che appunto devono portare via, quindi non calcolate i mobili o le cose che vedete. E qui c'è una delle stanze da letto. Non vi anticipo niente su come l'arrederò, dovrete aspettare il video della casa arredata per quello. Quindi qui abbiamo appunto una delle stanze. Il perché è in rovere in tutta la casa, a parte nei bagni. Eccola qui, questa è una delle stanze. E come potete vedere c'è anche il balcone, che per essere in centro ad Amsterdam è un super super lusso, anche perché non è neanche così microscopico come tendono ad essere i balconcini appunto in centro. Quindi vi faccio vedere anche questo, così vediamo anche la vista. Eccoci qua ragazzi, questo è il balcone, prenderò sicuramente un tavolino e qualche sedia e qui appunto come vi dicevo c'è un silenzio fantastico perché siamo appunto nel cortile interno, in una parte interna che non dà sulle vie principali. Comunque è bellissimo perché anche da questa parte possiamo vedere le casette tipiche tipiche di Amsterdam. Sono stupende e qui sotto, come potete vedere, adesso andremo a vederla anche direttamente, c'è la piscina. Quindi direi ragazzi, a questo punto, anche se io sto soffrendo non poco di vertigini in questo momento, devo abituarmi, mi sto tenendo. Comunque rientriamo allora ragazzi, qui potete vedere appunto le porte, rientriamo. E questa è sempre la stanza appunto da un'altra prospettiva, ma proseguiamo, vi faccio vedere il resto. Quindi proseguiamo lungo il corridoio, qui c'è sempre il piccolo gradino e qui appunto c'è la porta d'entrata ragazzi, e qui subito di fronte alla porta d'entrata c'è un'altra stanza. E questa è l'altra stanza ragazzi, che è più grande rispetto all'altra,
E qui c'è appunto la finestra, qui c'è un altro spazio della stanza, e ovviamente quello lo tolgono, non vi preoccupate. E questo invece non è niente di che, ma va ripulito e va rimesso a posto, quindi faccio vedere giusto, solo c'è lo spazio per la lavatrice, l'asciugatrice e altro spazio storage extra, che è parecchio grande. E vi faccio vedere la stanza anche da un'altra prospettiva, eccoci qua. Ma adesso usciamo da qui, ragazzi, vi faccio vedere, in realtà qui sulla destra c'è solo il bagnetto. Come sapete, qui sono sempre staccati in Olanda, e nel 90% dei casi le case in Olanda hanno appunto, come quello che avete visto, un bagno con vasca, doccia, e poi c'è il WC staccato, che è appunto in questa porta non appena entriamo, subito sulla sinistra. E questo è appunto piccolino piccolino, c'è soltanto il WC, che è super super tipico in Olanda. Non l'accenderò adesso, ma sono molto contenta di avere anche la videocamera sul citofono, ce ne sono due in realtà, quindi sono molto contenta anche per un fatto di privacy, appunto, che finalmente ho il videocitofono. Ma adesso usciamo dall'appartamento e vi porto giù a vedere il resto delle cosine che ho qui con questo appartamento, tra cui prima cosa andiamo a vedere la piscina. Torniamo in ascensore, ragazzi, eccoci qua, e andiamo di nuovo al piano terra per raggiungere la piscina. Oggi sono senza trucco, ragazzi, quindi non facciamoci caso. Quindi l'ascensore è qui, siamo tornati nella zona dell'ingresso dove c'è anche l'alberello di Natale, e per andare in piscina dobbiamo invece entrare da questa parte. Scendiamo le scale, è un vero e proprio labirinto, ma ci sono un sacco di servizi, quindi se ricordo bene questa porta che è chiusa, quindi l'apriremo. Ok, poi andiamo a destra, qui c'è la mia cantina, non ve la faccio vedere perché è solo una cantina, però sono felice perché ho molto spazio extra. E se continuiamo da questa parte con un'altra chiave, ok, da qua possiamo accedere all'altra parte. Allora, qui c'è il garage dove posso mettere le biciclette, eccetera. Ah no, qui è aperta, sì, c'è semplicemente l'area garage, eccetera. Posso accedere anche direttamente dalla strada per parcheggiare la bici, ma niente di interessante. E poi qui proseguiamo, e qui appunto c'è il cortile interno. Meraviglioso, c'è un'aria di pace qui e un silenzio bellissimo. E qui appunto arriviamo al cortile interno della piscina, eccola qua. Questo è uno spazio comune, quello all'esterno, anzi potrei anche farvelo vedere, eccoci qua. Questo è uno spazio comune con tantissime piante, tantissime panchine, tavolini che possiamo usare appunto noi della casa, che è anche parecchio grande. E poi, ma rientriamo, così vi faccio vedere la parte più bella, che è la piscina. E poi questa è appunto la piscina, adesso tolgo le scarpe per poter entrare e ve la faccio vedere. Ed eccoci qua, ragazzi, questa è la piscina, adoro l'odore di cloro, adoro, adoro, adoro. Questa è la mia piscina, non ci posso credere, si sta appannando la lente perché fa caldo. Non vedo l'ora di farmi una nuotata, ragazzi. Qui c'è la zona dove ci si può appunto cambiare, eccetera. Ed eccoci qua. È anche parecchio grande, quindi posso farmi le vasche su e giù. Meraviglia, meraviglia.
ma usciamo perché appunto si sta andando tutto. Ok, quindi lasciamo la piscina alle nostre spalle, proseguiamo, vi faccio vedere, e mi piace tantissimo anche che siano aperte le vetrate, quindi quando nevica e tu sei in piscina deve essere meraviglioso. Comunque adesso vi porto, vi faccio vedere la sauna, se mi ricordo dov'è, dovrei riuscire a trovarla, dovrebbe essere qua, proprio questa porta, subito subito. Ok, no, allora qui c'è il bagno, in realtà è un bagno che possiamo usare tutti, e qui invece c'è la sauna, che è una cosa molto nordica ed è più diffusa qui rispetto che da noi la sauna, ed è appunto la luce. Ok, ed è questa. Se non sbaglio mi hanno detto che è una sauna finlandese. Io non me ne intendo, non ho mai provato, ma proverò visto che ce l'ho a casa e posso usarla quando voglio. E quindi appunto mi dicono che sia una sauna. Ah, qui c'è anche la doccia, non lo sapevo neanche. E mi dicono che sia una sauna finlandese. Se riesco ad accendere la luce. No, probabilmente quando si accende anche la luce. Non ho ben capito comunque. Appunto questa, ragazzi, è la sauna, se non sbaglio, finlandese, ma se ve ne intendete correggetemi se riuscite a capirlo da quello che vi faccio vedere. Io appunto non me ne intendo, quindi datemi voi le vostre idee, i vostri pensieri, e ditemi che tipo di sauna è. E poi da questa parte, se proseguiamo, io mi perderò veramente, da questa parte dovrebbe esserci anche il solarium, che però io non userei mai, sconsiglio fortemente, specialmente se avete la pelle molto chiara, ma lo sconsiglio a tutti. E questo è appunto il solarium, che non utilizzerei mai, 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 mai. Fa male, fa male, fa male, però è qui. Se volevate sapere come si dice solarium in olandese, tada! Ok, questo è il parcheggio per le biciclette. E questa è l'entrata barra l'uscita, e qui si esce e si arriva sulla strada. E questa, volevo farvi vedere, è un'altra entrata barra uscita, perché posso entrare da due entrate diverse, e questa è appunto l'altra entrata, che forse, anzi sicuramente, è ancora più bella dell'altra. Dovrei entrare da qui, molto più figo. E sì, è stupenda, stupenda veramente. E anche qui abbiamo, questo è uno stabile d'epoca, ma penso l'abbiate capito ormai, e anche qui abbiamo un albero di Natale più figo che dall'altra parte, devo dire. E qui ci sono delle decorazioni, qui di solito c'è il portiere, e qui c'è appunto tutta un'altra parte, e anche da qua posso salire al mio appartamento. E rieccoci qua, questo era l'home tour, ragazzi. Penso che appunto in tanti abbiate riconosciuto la mia casetta, perché in uno dei vlog, quando cercavo casa, questa era una delle case, questo era uno degli appartamenti che io avevo visto, e in quel giorno avevo portato con me la videocamera ed effettivamente avevo già filmato un pochino, vi avevo fatto vedere la casa, anche se non benissimo, insomma, magari avevo filmato per terra eccetera, anche perché c'era l'agente immobiliare che non volevo inquadrare, quindi, però l'avevate già vista. Il bello è che poi io ho detto subito di no all'agenzia per questo appartamento, ok? Gli ho detto no, per me è troppo piccolo, assolutamente. Poi sono stata, magari vi racconterò di altre case che ho visto, perché veramente le case ad Amsterdam a volte hanno delle sorprese, insomma, inaspettate. Comunque ho visto tante altre case, nel senso che facevo tipo 2-3 appuntamenti al giorno, e ogni casa che vedevo non mi piaceva neanche lontanamente come questa, nonostante appunto io avessi già detto di no all'agenzia. E poi ad un certo punto l'agente immobiliare, che appunto sapeva, cioè si era accorto che mi piaceva tanto questa casa, mi fa: senti, ma se vuoi ne abbiamo anche un'altra nello stesso condominio,
Sempre con la piscina e la sauna, eccetera. Però appunto l'appartamento è un altro, ma se vuoi te lo faccio vedere. Siamo andati a vedere anche quello, perché ovviamente mi piace l'appartamento, ma mi piace anche il fatto che ci sia la piscina, la sauna, eccetera, eccetera. Insomma, tutti i servizi che offre questa casa, appunto poi menzioneremo la privacy. E quindi sono andata a vedere quest'altro appartamento. Ragazzi, orribile, buio, la stanza da letto era giù, tipo in una specie di sottoscala, e tutta la casa era striminzita e piccolina. C'era una stanza in cui a malapena entrava un divano a due posti, tipo, e poi la stanza principale era enorme, ma non enorme in larghezza, era enorme in altezza, cioè era altissima, e mi sembrò sotto come il livello del mare, cioè non so come spiegarlo, quindi sotto praticamente, sembrava un bunker quella stanza, ma orribile, orribile, orribile. E poi sono ritornata a vedere questo appartamento, per poi ritornare a vedere questo appartamento, ne ho visti tanti, alcuni erano molto belli, ma non avevano tutte le caratteristiche che aveva questo, perché questo appartamento, ragazzi, ha tutte le caratteristiche che io voglio, che io cercavo in un appartamento: esposizione a sud, balcone, sono nella zona che più mi piace della città, nella zona più bella, in una delle zone più rinomate, insomma sono fortunatissima. In più c'è sia la vasca che la doccia, che era un'altra caratteristica che io cercavo. Nell'altra casa avevo solo la vasca e con la doccia, insomma non era comodissimo. Appena ristrutturato, appena ritinteggiato tutto quanto. In più però, per quanto mi riguarda, la cosa che anche mi piaceva tantissimo di questo stabile è la privacy, perché uno, non c'è nome sul campanello, quindi è impossibile che qualcuno possa vedere dove abito, come magari mi è successo invece in Italia. E in più c'è il portiere, che qualsiasi cosa succeda, insomma, c'è. E in più ho anche il video citofono, quindi posso vedere appunto se qualcuno suona, eccetera, posso vedere istantaneamente chi è. Quindi per poi non parlare del fatto che appunto c'è la piscina, e io che ho fatto nuoto sincronizzato a livello agonistico e sono, non lo so, sono molto acquatica. Che cosa vi devo dire? Io adoro il fatto che ci sia la piscina, adoro, adoro, adoro troppo. La sauna, il solarium non lo userei manco morta, ma la piscina, ragazzi, cioè io vado giù in accappatoio e mi lancio in piscina, è fantastico. Comunque ci saranno altre mille cose che vorrò dirvi di questa casa, ma magari ve le spiegherò, perché ovviamente è più piccolina. Questa è la stessa grandezza della mia casa in Italia, quindi è più piccolina rispetto alla casa di Alkmaar, che invece era enorme, però anche forse troppo dispersiva, perché alcuni ambienti non li usavo praticamente mai, quindi ho dovuto anche fare un bel decluttering di tantissime cosine, però ho dato via tante cose in beneficenza. Una le ho date, come vi dicevo, alla ragazza che veniva a farmi le pulizie ad Alkmaar, a lei e a sua sorella, che avevano veramente bisogno. E quindi sono contenta per questo, ma tante altre cose le ho date, specialmente trucchi e prodotti beauty, le ho regalati ad un'associazione no profit che si occupa di donne che hanno subito abusi sia psicologici che fisici, e per me è un tema che mi sta molto a cuore, quindi ho scelto, c'erano tante associazioni, ma ho scelto di donare a loro e si sono visti arrivare treni di roba, quindi insomma sono molto contenta anche per questo. Quindi sì, ho fatto un bel decluttering, però posso dirvi la verità, avevo tante cose, tanti oggetti che non usavo, che non mi servivano, e mi sentivo un pochino troppo, come dire, overwhelmed, un pochino troppo occlusa, è la parola giusta, un pochino troppo appunto soffocata da tutte queste cose. Quindi mi sono liberata di diverse cose che non usavo, che non mi servivano, e non vedo l'ora di farvi l'home tour completo della casa già arredata, che vi anticipo arriverà molto 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 presto. E niente, mia family, questo è quanto. Sicuramente mi verranno in mente altre miliardi di cose di dirvi sulla riguardo la casa, però ovviamente in questo momento che sono così emozionata, eccetera, non mi viene in mente altro. Ma poi, come sempre, vi raccomando
racconterò nei vari vlog, eccetera, eccetera. E quindi, niente, mia femmine, sono così contenta di essere tornata, mi siete mancati tantissimo. Vi mando un bacio grandissimo. Ovviamente, anche nel 2021 non può mancare l'abbraccio finale di fine video, quindi venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. E noi ci vediamo domani, sempre puntuali, alle 17:30. Ciao!